Salutiamo il mister Paolo Fonseca. Allora, mister, Roma comunque imbattuta in questa pre-season, al di fuori poi del rigore discusso nel finale. La sua prima analisi, il suo primo giudizio su questa partita? Fizemos algumas alterações na equipa em função de irmos ter o jogo com o Real Madrid no próximo domingo. Agora, houve coisas muito positivas, que foi a coragem de tentarmos ter uma circulação maior no jogo, termos mais bola relativamente ao jogo de Lille. Agora, falhámos algumas questões na primeira fase de construção. A verdade é que acabámos por ter bons momentos, acabámos por melhorar também na segunda parte. Agora, vi coisas positivas, vi outras coisas que obviamente temos que melhorar. Sì, abbiamo fatto qualche cambiamento rispetto alla partita precedente, anche in vista della partita di domenica contro il Real Madrid. Ci sono state diverse cose positive, in particolare il coraggio. Abbiamo cercato di far circolare di più la palla, abbiamo avuto un maggiore possesso palla rispetto alla gara contro il Lille, ma è evidente che abbiamo commesso anche degli errori nella prima fase di costruzione. Poi nel secondo tempo siamo migliorati. Comunque, come dicevo, nel complesso ci sono stati aspetti positivi e aspetti meno positivi sui quali lavorare. Quali sono stati gli aspetti più positivi di questa partita? Principalmente esta disponibilidade para iniciar o nosso jogo desde trás, a questão de termos a bola, de dominarmos o jogo com bola, e eu acho que isso foi conseguido. É preciso não esquecer que defrontámos uma equipa que está mais adiantada na preparação, que é uma excelente equipa. O estado do relvado também dificultou em alguns momentos a nossa circulação, mas conseguimos ter mais bola, conseguimos ter mais iniciativa. É verdade que temos que melhorar no último terço do terreno, mas como eu disse, a questão desta disponibilidade para termos bola e para iniciarmos o nosso jogo de trás foi visível na equipa. Beh, in particolare questa disponibilità a iniziare il gioco da dietro, il fatto di tenere maggiormente la palla, di dominare la partita avendo il possesso della palla, senza poi dimenticare che abbiamo affrontato un'eccellente squadra che si trova in uno stato di preparazione più avanzato rispetto al nostro, e senza dimenticare anche un terreno di gioco in condizioni non perfette che non ci ha certamente favorito. Però ecco, nonostante tutto questo, la squadra è riuscita ad avere di più la palla, di più l'iniziativa, ma è evidente che dobbiamo migliorare negli aspetti che dicevo prima. Ecco, mister, avete affrontato nella sequenza di amichevoli una prima squadra che gioca a palloni con grande qualità. Cioè, il calcio spagnolo è questo, anche le squadre che non vincono il campionato iniziano l'azione dal basso, sanno tutti giocare a calcio. Questo vi ha messo un po' in difficoltà? Sim, eu já tinha observado esta equipa. Esta equipa é uma equipa de qualidade, como disse bem, as equipas espanholas são todas equipas de posse. Agora, acho que também tivemos o mérito de conseguirmos ter bola, que tivemos o mérito de praticamente não consentirmos ocasiões ao adversário. Foram raras as vezes que o adversário conseguiu chegar à nossa baliza. Aliás, o primeiro gol surge de um erro nosso. Eu acho que do ponto de vista defensivo tivemos sempre seguros perante uma equipa, como disse e bem, que tem qualidade, e como disse também, as equipas espanholas são todas equipas com iniciativa e gostam de ter a bola. Agora, eu acho que também conseguimos em muitos momentos empurrar a equipa deles lá para trás face à circulação da nossa equipa. Sì, è vero, avevo già osservato questa squadra, è una squadra, come ha detto giustamente lei, di qualità, e come lei ricordava, le squadre spagnole centrano il loro gioco sul possesso di palla, ma proprio per questa ragione abbiamo avuto merito noi nell'avere tanto la palla, nell'aver concesso pochissime occasioni all'avversario. Il primo gol infatti nasce da un nostro errore, quindi nel complesso direi che in fase difensiva abbiamo fatto molto bene, la squadra si è mostrata quasi sempre sicura e ha concesso davvero, davvero, davvero poco, e anzi molto spesso siamo riusciti noi a costringere il nostro avversario nella propria metà campo in fase difensiva. Sì, ci sono state poche occasioni da gol dall'una e dall'altra parte, peccato, sì, perché i due gol loro nascono da due leggerezze, nel senso che se si va troppo morbidi oggi col calcio così aggressivo si rischia che rubano palla. Ma volevo chiedere una cosa: Perotti, che si accentrava così tanto, lo ha chiesto lei?
O Perotti jogava muito para dentro, foi um... É uma característica da nossa equipa, nós termos os nossos alas por dentro, darmos maior liberdade aos laterais para jogarem por fora. Agora, há aspectos de posicionamento, claro, a corrigir. Perotti por vezes vem demasiado baixo, não há necessidade, mas é uma questão de pensamento do jogo, obviamente que essas coisas também vão melhorar com o tempo. Beh, è una nostra caratteristica quella di giocare con le ali più all'interno per lasciare più libertà ai terzini di spingere sull'esterno. Poi è evidente che ci sono anche dei piccoli errori di posizionamento da correggere, magari Perotti si abbassa troppo anche quando non c'è bisogno, però ecco, questo ha a che fare tutto con una nostra idea di gioco. Ecco, mister, prima di salutarla, l'ultima, domenica c'è il Real Madrid, un altro test molto importante, tifosi che insomma, adesso ci stanno guardando da casa, si aspettano una grande prestazione da parte della Roma, anche perché sarà la prima all'Olimpico. Eu acho que o mais importante de tudo é nós demonstrarmos a coragem para dividir o jogo, dominar o jogo com bola com o Real Madrid. Independentemente de jogarmos contra o Real Madrid ou contra outra equipa qualquer, eu acho que nunca podemos perder a nossa identidade e pelo menos tentar. Essa é para mim a questão mais importante. Contra o Real Madrid vamos tentar ser iguais a nós próprios, sabendo que temos um adversário de grande valor pela frente. Beh, io credo che la cosa più importante sia dimostrare coraggio anche contro una squadra del calibro del Real Madrid, ma al di là dell'avversario che noi affronteremo, ritengo che contro nessuna squadra dobbiamo perdere quella che è la nostra identità, o almeno cercare di non perdere questa identità, quindi anche contro, al cospetto di una grande squadra come il Real Madrid, essere fedeli a noi stessi e alle nostre idee. Benissimo, salutiamo il mister e andiamo subito da Alessandro Spartà per gli highlights del match. E allora eccoci Alessio, proprio per commentare quello che è accaduto nel secondo tempo. Qui stiamo subito vedendo l'incursione da parte di Alexander Kolarov con il calcio di rigore poi trasformato da Lorenzo Pellegrini. Qui siamo al gol del 2-2, ovviamente episodio molto discusso che ha fatto arrabbiare non poco l'Athletic di Bilbao, e questa è proprio l'immagine finale con il pareggio che è arrivato per 2-2, primo pareggio in questa ottava amichevole per la Roma. Adesso c'è stato sicuramente un piccolo problema tecnico, ricominciamo con gli highlights, abbiamo visto soltanto il gol del pareggio. Eccoci qua, allora ottava amichevole per la Roma, vediamo quello che è accaduto nel primo tempo. Qui l'errore da parte della Roma in disimpegno con la parata di Mirante sulla conclusione di Cordoba, poi sulla sinistra Spinazzola per Antonucci, non colpisce bene, palla che termina fuori non di molto. Il tentativo dunque da parte del numero 48, poi qui bello l'assist di Pellegrini per Florenzi e l'uscita a terra di Unai Simone decisiva per evitare il gol dell'Athletic. Qui invece Diawara sbaglia e allora il rimpallo che favorisce Williams, che poi va a servire Muniain, il capitano dell'Athletic Bilbao, fa 1-0 dopo 26 minuti. Disimpegno sbagliato, quindi Diawara in qualche modo prova a rimediare, ma Williams resiste con la forza, poi l'appoggio per la corrente Muniain, qui vedete è bravo con il sinistro a scaricare il pallone proprio per il compagno e arriva il gol dunque dell'1-0 esattamente al 26esimo, 1-0 con cui si concluderà anche il primo tempo. Non può nulla Jesus, ma qui la Roma ha una grande occasione per pareggiare subito nella prima frazione. Under si gira, cerca il pallonetto, il salvataggio da parte di Yeray. Con le maggi andiamo al secondo tempo, cambi per la Roma, Athletic che però attacca ancora con questo tentativo da parte di Cordoba che sbaglia decisamente il cross in porta, come vedete Paolo Lopez al posto di Mirante, Fonseca che effettua ben 5 cambi, ancora il tentativo da parte dell'Athletic con questa conclusione pericolosa dalla distanza da parte di Unai Lopez, uno dei migliori in campo. Poi qui la conclusione invece di Pellegrini che viene ribattuta proprio da Cordoba, si fa male molto Cordoba che dovrà uscire con Lorenzo Pellegrini che rimane a terra. Qui la splendida punizione di Alexander Kolarov al 15esimo, forse la più bella in casacca giallorossa in una amichevole,
soluzione balistica straordinaria, praticamente da oltre a tre quarti campo fa gol Alexander Kolarov con una vera e propria prodezza. Ovviamente le congratulazioni da parte di tutti i compagni per questa giocata bellissima con il sinistro, pallone teso, nulla da fare per Unai Simone, che forse aveva anche sottovalutato le doti balistiche di Alexander Kolarov, che qui rivediamo ancora con questa immagine regia imprendibile la soluzione del esterno sinistro giallorosso. Qui invece bruttissimo il fallo da parte di Jurì su De Frel e arriva il cartellino rosso per l'ex giocatore della Real Sociedad con Pellegrini, che poi invece qui perde un pallone sanguinoso. La conclusione di Dani Garcia, prova in qualche modo a intervenire Mancini, ma ci sarà il calcio di rigore per l'Athletic di Bilbao, che tornerà in vantaggio a 12 minuti dalla fine. La lo trasforma Raul Garcia, l'ex Atletico Madrid, fa 2-1 con Paul Lopez, che pur conoscendo molto bene questo giocatore importante nel campionato spagnolo non riesce a intercettarlo. E qui invece l'abbiamo già visto in precedenza, il calcio di rigore segnato a Roma con Zaniolo che in realtà tocca il pallone con un braccio, tra tante discussioni trasforma Lorenzo Pellegrini per il 2-2 finale. E adesso la Roma attende il Real Madrid allo Stadio Olimpico nella serata di domenica. A te Alessio.